Bentrovati a Prima Pagina Salute. Oggi parleremo del trattamento dell'ossigeno ozonoterapia nella cura del Covid-19. Ne parleremo con il professor Mariano Franzini, presidente SIOT, che è la società scientifica di ossigeno ozonoterapia, collegato con noi da Bergamo, e ne parleremo anche con il professor Giovanni Ricevuti del Dipartimento di Scienze del Farmaco di Pavia. Bentrovati e grazie per aver accettato il nostro invito a intervenire alla nostra trasmissione. Allora, partiamo subito con lei, professor Ricevuti. Facciamo, prima di entrare nel cuore dell'argomento, un attimo un quadro di quelli che sono i vari trattamenti e le sperimentazioni in atto per contrastare appunto il Covid-19. Parliamo dei vari farmaci più o meno validi ed efficaci. Qual è il quadro, professore? Allora, innanzitutto buongiorno ed è giusto fare delle puntualizzazioni, anche perché le voci sui media si rincorrono in una maniera spaventosa, magari con delle informazioni corrette o non cor o scorrette, e quindi dare troppa speranza oppure essere troppo negativi non è mai una bella cosa, bisogna essere nella fase media. Quello che sta andando per la maggiore, se ricordate anche dopo violenti scontri televisivi, è la sperimentazione che viene fatta con la Vigan, che è stata permessa, autorizzata, eccetera, anche dall'AIFA, dopo che si sono visti alcuni risultati in Cina. È un vecchio farmaco antinfluenzale che era stato utilizzato in Giappone e che ha degli effetti di tipo anche antivirali. E quindi anche in Italia adesso si sta sperimentando. Però le varie sperimentazioni in Italia, per fortuna, sono più di una, autorizzate o per via compassionevole o per via ufficiale dal Ministero della Salute o dall'AIFA, e che riguardano essenzialmente diverse molecole. Un grosso gruppo di molecole è costituito dagli anticorpi monoclonali e dagli antivirali che vengono usati in varie circostanze per ridurre l'infiammazione, bloccare alcune molecole fondamentali del processo infiammatorio, che sono i famosi anticorpi monoclonali, utilizzati anche in malattie reumatiche e in malattie immunomediate. Sono il favipiravir, il tocilizumab, il remdesivir, e poi dopo ce ne sono anche degli altri. E poi l'altro argomento importante da tenere in considerazione è quello che viene dalla Francia, l'utilizzo della clorochina, idrossiclorochina, che è un farmaco antimalarico che ha diversi effetti, viene usato ed è stato usato in tantissime circostanze anche nella storia, viene utilizzato ancora tuttora per sintomatologie dolorose e infettive di tipo da patologie africane, malariche, eccetera, e che ha dei ruoli anche lui di tipo immunomodulatore e antinfiammatorio. E quindi in quest'ambito si inseriscono, e poi dopo ci sono tanti altri metodi che vengono trattati e che vengono proposti, quali per esempio l'utilizzo del plasma di soggetti che sono guariti perché sono ricchi di anticorpi. Ed è questa la sperimentazione più importante, che pare sia la prima che debba partire dagli Stati Uniti, così dicono gli amici di New York, che sono in questo momento invasi da pazienti affetti da Covid e quindi stanno recuperando il plasma dei soggetti che sono riusciti positivi e guariti dall'infezione di Covid-19. Ecco, quindi il panorama è più o meno questo: orientare a controllare il sistema immunologico, a migliorare la ossigenazione e nel contempo immunostimolare i pazienti depressi, perché la storia ci dice che chi ci va di mezzo sono essenzialmente i pazienti immunodepressi. Una esperienza molto pratica sul territorio è quella di vedere pazienti che sono positivi e che non hanno sintomi, altri che sono positivi e che hanno delle gravissime patologie e dei gravissimi sintomi, quali per esempio impegno polmonare e una netta ipoossigenazione. Quindi questo fa la differenza, vuol dire che c'è qualche problema di tipo molecolare
che ci sfugge ancora nella conoscenza del meccanismo patogenetico. Ecco il perché di questa grossa varietà di tentativi di trattamenti farmacologici. In questo si inserisce quello che sta. Sì. Scusi se la interrompo, no, volevo chiarire un punto, l'ha già detto, però ripetiamolo, sono tutti farmaci in via di sperimentazione perché non nascono per il trattamento specifico del coronavirus, è corretto? Neanche uno nasce per il trattamento del coronavirus, l'unico metodo specifico è quello di usare il plasma dei soggetti guariti, che è un vecchio metodo che si usava nel passato quando non si avevano altri mezzi per curare le malattie. Ecco. Gli altri sono tutti farmaci nati e approvati per patologie immunologiche, immunomediate, per patologie reumatiche e quindi vanno ad agire con meccanismi specifici, però il concetto che ci fa evidenziare il buon uso di questi farmaci è che vanno ad agire sui meccanismi che mediano la diffusione e la proliferazione del virus Covid, che per fortuna o per sfortuna utilizza dei recettori di contatto con le cellule che sono comuni ad altre malattie per invadere l'organismo e poi proliferare nell'organismo che infettano. Ecco dove quindi salta fuori l'importanza di usare farmaci e sparare nel gruppo per cercare di scegliere la via migliore per poter ottenere dei risultati migliori. Infatti bisognerà aspettare il risultato delle sperimentazioni per poter dare un giudizio su questi trattamenti. Ecco, certo, ma veniamo all'argomento della cosa che posso aggiungere, no, è questa, anche perché la cittadinanza dice: ma allora voglio fare anch'io il trattamento. Non sono trattamenti preventivi, ma sono trattamenti curativi. Sono trattamenti che hanno anche dei grossi effetti collaterali e quindi devono essere fatti in maniera mirata. E anche il concetto di dire no, usiamo la clorochina in prevenzione, ecco, io sento gli esperti e gli esperti dicono va usata con grano salis, sotto indicazione medica, in determinate circostanze. In effetti, i migliori risultati sul territorio, i medici di medicina generale dicono che li hanno ottenuti nei pazienti non ricoverati, trattati con associazioni di specifici antibiotici, vari tipi, assieme a idrossiclorochina. Però deve essere un procedimento medico, non di tipo autoterapia identificato, certo, fatta dal medico. L'autoterapia è la prevenzione, quindi tutte le regole sono dette, e poi se vogliamo dire tutte le forme di tipo antiossidanti e vitaminici che possono agire sui meccanismi di carattere generale. Immagino anche l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale e con cui si possono assumere dei principi antiossidanti. Ma andiamo dal professor Franzini, che è collegato da Bergamo, abbiamo visto uno dei centri più colpiti, insomma la situazione lì purtroppo tragica. Professore, intanto prima di passare appunto a quello che è l'ossigeno-ozonoterapia, qual è la situazione attuale a Bergamo? Ci sono stati dei miglioramenti? Ma sembra che negli ultimi 2 o 3 giorni qualche miglioramento ci sia. I dati di oggi sinceramente sono qui in clinica, ma non ho ancora che sia i ricoverati, sia i colpiti, sia anche i deceduti, per fortuna stiano venendo, almeno fino ad ieri. Devo anche dire che già un ospedale, che mi perdonerete ma non citerò per motivi di riservatezza, ha iniziato proprio l'utilizzo dell'ossigenofono. E pare, ma sono dati di vicini, quindi molto brevi, nel breve tema, che siano molto promettenti. Sì. Ecco, professore, quindi ci spieghi un attimo cos'è l'ossigeno-ozonoterapia? Ma l'ossigeno-ozonoterapia è una terapia innanzitutto che ha 100 anni, forse 120 anni. Il primo precursore che la utilizzò fu Tesla, il quale aveva conosciuto bene le proprietà dell'ossigeno-ozonoterapia, costruendosi anche un'apparecchiatura per l'ossigeno-ozonoterapia,
Poi, come tutti i documenti di Tesla, purtroppo sono spariti e buonanotte. Il secondo passaggio fondamentale è stato Cuba, durante negli anni 60, quando c'è stato l'embargo da parte degli Stati Uniti su Cuba, e i russi lasciarono a Cuba un sacco di apparecchiature di ossigeno-ozono. 1960, i russi conoscevano molto bene l'utilità che utilizzavano negli ospedali, oltretutto di altissima specializzazione, adatti solo per la natura politica o militare, quindi era una medicina veramente molto apprezzata, accettata e di grande utilità. I cubani in un'isola, chiusi quindi in un'enclave, hanno iniziato a trattare di tutto e sono stati i primi che negli anni 80, quando l'ossigeno-ozono terapia è arrivato in Italia, ci hanno dato i primi protocolli, che vuol dire le prime patologie trattate, le concentrazioni, le quantità che si andavano a trattare. Da allora, anche in Italia, parlo del 1981, l'ozono si è espanso, uno dei grandi meriti proprio del professor Giovanni Ricevuti dell'Università di Pavia. Abbiamo fatto protocolli, li abbiamo presentati al Ministero. Ricorderò che già nel 93 il Ministero della Salute emise una circolare nella quale dichiarava ed era a conoscenza del fatto che l'ossigeno-ozono fosse un trattamento estremamente utile contro i virus e contro i batteri. Quindi è una Ecco, storia adesso. antica, oserei dire. Cosa dobbiamo Certo. dire? L'ossigeno-ozonoterapia è una pratica medica, non è un farmaco, utilizza due gas, l'ossigeno e l'ozono, e l'ozono è un gas molto instabile e quindi non è stato catalogato fra le medicine, i farmaci, perché essendo così stabile, il medico deve produrlo. Immediatamente utilizzarlo. Quindi non è possibile venderlo in qualsiasi confezione, in farmacia, al pubblico e quant'altro, va utilizzato immediatamente. Quindi due gas che hanno, quando parliamo dell'ozono, non stiamo parlando di un'unica molecola, un unico medium, ma stiamo parlando di un ventaglio di possibilità, cioè tra la proporzione dell'ossigeno e quella dell'ozono. Variano enormemente da 1 a 50, cioè possiamo utilizzare un microgrammo, 2, 20, 30, 50 microgrammi. E questo è sull'indicazione del medico che deve essere chiaramente molto preparato. E qui ancora ricordo che il professor Ricevuti è direttore di un'importante ossigeno-ozonoterapia presso l'Università di Pavia e quindi ha formato decine, se non addirittura, credo Giovanni, centinaia di medici ossigeno-ozonoterapia, e da quest'anno l'ossigeno-ozono ha preso un tale vigore che anche l'Università Unica Millus di Roma ha iniziato dei master che durano poi un anno, che danno un valore non solo scientifico ma anche legale ai partecipanti. L'Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto opportuno, leggiamo in un comunicato stampa della SIOT di un paio di giorni fa, ha ritenuto opportuno l'utilizzo di questo tipo di terapia per chi è affetto da Covid-19. Al professor Ricevuti tra poco chiederò qual è il meccanismo d'azione, ma prima Franzini volevo chiederle... Come viene somministrato, come vengono somministrati l'ozono e Sono tre l'ossigeno attraverso tipi dei di macchinari? somministrazione che vanno dalle iniezioni sottocutanee alle iniezioni intramuscolari. Ricordiamo che adesso prima del virus l'80% era per il trattamento del dolore della colonna, quindi le discali, le protrusioni discali, il mal di schiena in senso generale. Poi il professore darà le caratteristiche biologiche e scientifiche per questo tipo di utilizzo. Altro utilizzo, come richiamavamo prima, è la cosiddetta
grande auto-emo-infusione, cioè in un'apposita sacca autorizzata sempre anche questa dal Ministero della Salute perché è priva di ftalati, vengono raccolti 150-200 grammi di sangue, i quali sono addizionati in ozono a differenti concentrazioni secondo la patologia che dobbiamo affrontare. Quindi questo sangue viene arricchito e appena viene arricchito la sacca si alza e il sangue comincia a defluire dalla stessa via al paziente, quindi con un'unica iniezione viene defluito al paziente e questo aiuta tanti fattori che poi il professore puntualizzerà sicuramente, ma mi sia permesso dire almeno perché ha tante funzioni. L'ozono non è una panacea, assolutamente. Ha molte patologie che rispondono all'ozono. Questo sì, ma perché? Perché sono patologie che hanno dei comuni denominatori. Malattie virali e batteriche rispondono in modo benefico all'ossigeno ozonoterapia. Perché se batteri o virus, Certo. le malattie, anche immunità, professore, descriverà, rispondono molto bene all'ossigeno ozonoterapia, le malattie del circolo rispondono come riattiva ossigenante, rispondono molto bene all'ossigeno ozonoterapia. Ecco, professor Ricevuti, quindi qual è il meccanismo d'azione di questa terapia? Guarda, il meccanismo d'azione è semplice e complesso nello stesso tempo. Bisogna ringraziare il professor Franzini che ci ha messo anima e corpo nel tempo e anche un altro maestro dell'Università di Pavia, che è il professor Bertè, che purtroppo ci ha lasciati, che hanno creduto in questa metodica, che adesso sta avendo un'impennata di pubblicazioni scientifiche e che ormai stanno dimostrando l'efficacia di questa azione, che non è più soltanto banale e complementare, ma ha un ruolo estremamente importante. Parlo di riviste come PLOS, come Nature, come il New England Journal of Medicine, eccetera, quindi riviste che hanno un peso nell'ambito della medicina. E che cosa sono stati pubblicati? Sono stati pubblicati sia casi clinici, sia i meccanismi d'azione. Il meccanismo d'azione è quello che diceva il professor Franzini, che potrebbe anche spiegare poi dopo anche a lui meglio, che non, di una miscela di molecole di ossigeno e di ozono. L'ossigeno ovviamente è più stabile, ma l'ozono è instabile, che appena formato viene miscelato al sangue. E miscelandosi al sangue, questa miscela agisce come un profarmaco perché si scioglie immediatamente nei liquidi del plasma e forma due categorie di molecole, che sono uno l'acqua ossigenata, e l'altra sono le ozonidi, gli alchenali, che sono un insieme di molecole che derivano dalla reazione con lipidi e le proteine del sangue, e che insieme riescono a raggiungere, ad agire sulle molecole di adesione e sui recettori specifici di tutte le membrane, di tutto il corpo, di tutti gli organi, e a penetrare dentro nella cellula e quindi ad agire a livello cellulare, inducendo la produzione di microRNA specifici che vanno ad indurre determinate proteine. Qual è la molecola clou che permette questo messaggio a livello nucleare? È una molecola, l'NRF2, che sta alla base di tantissimi meccanismi molecolari, di tante malattie. Ecco perché diceva il professor Franzini, non è una panacea, ma viene utilizzato o può essere utilizzato in tante condizioni. E questa molecola, l'NRF2, è una molecola molto, ma molto positiva. È la molecola positiva che ci difende dall'assalto esterno, perché va a controllare e a bloccare invece l'altra trasduttore nucleare, che è l'NFK-beta, che invece induce la formazione di proteine infiammatorie importanti. Quindi l'NRF2 blocca il processo infiammatorio e va a stimolare le cellule immunocompetenti a fare il loro compito e il loro dovere. La NFK-beta stimola il processo infiammatorio creando una reazione infiammatoria. Il processo infiammatorio è una cosa utilissima, ma nel breve tempo e non eccessivo, quindi modulato e moderato. E quindi questa bilancia tra NRF2 e NFK beta deve essere condotta entro i termini fisiologici. Di
nelle condizioni di grave patologia come nel Covid, questa bilancia è sbilanciata a favore dell'NFK-beta e il Covid agisce attraverso creando una ipossigenazione periferica, un danno di perfusione periferico e un'alterazione del microcircolo proprio attraverso alcune molecole che sono lo spike e l'ACE2 e che vengono eccessivamente regolate dalla NRFK2. Quando l'NRF2 è basso, queste molecole creano il danno che viene indotto dal Covid-2. Quando viene innalzato questo valore dell'NRF2, queste molecole vengono down abbassate di funzionalità e quindi si ripristina un valore di normalità e soprattutto si inibisce il contatto del virus con le cellule, la penetrazione del virus nelle cellule e quindi la proliferazione. Questo è quanto deriva da recenti ricerche. E meccanismi molecolari sono essenzialmente questi. Poi diventa molto complicato, ma il concetto è che attraverso l'NRF2 noi abbiamo un'enormità di azioni antiflogistiche, produzione di antiossidanti naturali enormi, controllo dell'infiammazione, stimolo dell'immunità, aumento della fagocitosi da parte dei neutrofili, attivazione dei recettori immunocompetenti delle cellule, dei linfociti e soprattutto dei macrofagi, insomma ha un'enormità di azione anche a livello distrettuale per altre condizioni patologiche. Questo è il meccanismo fondamentale per cui l'ossigeno-ozono nell'infezione da Covid può intervenire, impedendo l'azione e l'interazione tra i recettori che possono favorire la reduplicazione e il Covid, tra i recettori che possono favorire la reduplicazione del Covid e il Covid stesso. Certo, ecco, fuori onda professor Franzini mi diceva che molti pazienti sono stati proprio stubati grazie a questo trattamento, è così? No, poi tutto è iniziato da 7-8 giorni, quindi pochi giorni, però la cosa più eclatante che ci fa molto ben sperare nel proseguo di questa sperimentazione, di questo utilizzo, è che già ben 5 anni con due o tre trattamenti sono stati stubati, quindi hanno avuto ossigeno, hanno avuto una ripresa anche dell'ossigenazione. E in effetti il Covid perché è stato accettato? Prima di tutto perché si ha menzionato che l'ossigeno-ozono è stato molto utile nel trattamento della SARS e la SARS è un coronavirus leggermente diverso da questo, ma è sempre della famiglia del coronavirus. Secondo, perché c'è in letteratura il trattamento molto veloce nel tempo delle polmoniti. Poi ci sono polmoniti batteriche, virali, ma ho anche io esperienza diretta nel trattamento delle polmoniti che in 6-7 giorni le puoi trattare in modo molto importante e veloce. E poi non ultimo è che aiuta grandemente il sistema immunitario. E quindi l'Istituto Superiore di Sanità ha ritenuto che si può fare dove i medici lo vogliono utilizzare per via passevole, come dicevo, o previo la presentazione ottenendo il parere dal comitato etico. Quindi questo più che altro unicamente negli ospedali che sono dedicati al Covid. Ecco, siamo quasi in chiusura, ma torneremo a parlare di questo argomento che sicuramente i più non conoscono, non conoscevo neanche io l'esistenza dell'ossigeno ozonoterapia. Insomma, sto apprendendo da voi professori che può essere insomma la risposta non solo al Covid-19, ma a molte altre patologie. Ci torneremo a parlare sempre con il professor Ricevuti e se ci darà disponibilità anche con il professor Luigi Valdenassi. Professor Ricevuti, un'ultima battuta in chiusura.
Beh, io penso che un contatto col professor Franzini sia fondamentale perché in effetti è stato il divulgatore in Italia dell'ossigeno-ozonoterapia, in effetti partecipa a diverse trasmissioni televisive nazionali portando questo contributo e poi ci ha aiutati nel fare, come diceva prima, la organizzazione di diversi master, almeno da 10 anni noi abbiamo organizzato il master universitario di ossigeno-ozonoterapia presso l'Università di Pavia. Questo è estremamente importante perché nel contempo ci ha permesso di crescere nelle conoscenze della funzionalità dell'ossigeno-ozonoterapia che viene proposto in tantissime malattie. Ora adesso non se ne può parlare di tutte perché stiamo puntualizzando un unico aspetto, però mi preme riconfermare che sono dimostrati molti effetti positivi, soprattutto di tipo antinfiammatorio quando questo è eccessivamente elevato e immunomodulante nel senso di riportare l'immunità a valori di normalità quando è eccessivamente alterata sia nell'alto che nel basso, cioè quando non funziona o quando autoaggredisce il corpo del paziente da questo punto di vista. Quindi è estremamente importante. E il professor Franzini ha diverse esperienze perché in effetti, come presidente della società Siot International e precedentemente di quella nazionale, è diventato international perché in effetti si è diffusa tramite lui la conoscenza e l'utilizzo dell'ossigeno-ozono in diversi paesi del mondo e organizza sempre un congresso internazionale di formazione per i medici. E ormai sono migliaia i medici italiani che lo conoscono. Devo dire una cosa, in molti paesi, soprattutto Germania e Svizzera, l'ossigeno-ozono è così conosciuto e così utilizzato che molti medici di medicina generale hanno la loro macchinetta per produrre l'ozono e trattano immediatamente il paziente quando ne ha bisogno nel loro ambulatorio. In Italia dobbiamo ancora diffondere questa cultura. Forse sono più i cittadini che sono più informati e chiedono l'utilizzo e il trattamento con ossigeno-ozono che non ancora gli organi ufficiali e i medici stessi che devono essere preparati e devono essere formati. Quindi il compito di andare avanti a fare una corretta informazione, ovviamente, è compito nostro e anche dell'Accademia dell'Università. Ecco perché col professor Franzini ci siamo spesi per organizzare questi master universitari, perché uno avrebbe potuto fare altre attività, mentre invece la formazione e l'informazione corretta è fondamentale perché una attività dopo venga apprezzata. E infatti il risultato è stato proprio questo: il fatto di avere dei protocolli autorizzati dal Ministero della Salute e di avere adesso il permesso di utilizzarlo in una situazione così grave è tutto merito del professor Franzini. Quindi direi lui potrà illuminarci ulteriormente sugli altri utilizzi e ancora sull'evoluzione della sperimentazione che si sta facendo in Italia con questa procedura. Ecco, professore Benissimo. Franzini, sì, volevo proprio, professore, lui ha anticipato la mia ultima domanda, volevo proprio chiederle in qualità di presidente di Siot International qual era insomma, la situazione nel resto del mondo, se questa terapia, l'ossigeno-ozonoterapia, è usata nel mondo, quanto è usata. Beh, è utilizzata praticamente in tutto il mondo. Adesso, peccato, non ho qui l'emblema della Siot che prevede tutto il mondo, perché praticamente non c'è paese al mondo che l'ossigeno ozono. Prova ne sia anche con il Covid che sia i cinesi, che i giapponesi, che i coreani, con i quali intratteniamo una comunicazione via email, tutti conoscono e tutti hanno, chi più chi meno, utilizzato l'ossigeno-ozono per contrastare il Covid. Ma le dirò che poi l'ossigeno-ozono, oltre che in tutti i paesi al mondo, si sparge nella sua efficacia sull'acqua, sulla disinfezione dell'aria, ma perfino, adesso voglio dilungarmi, in agricoltura. Dovevo correggere il professor Ricevuti perché il merito non è di uno. Siamo oltre 3.000 in Italia e le università, primo di tutto il professor Ricevuti,
il compianto professor Bertè, che è stato il nostro presidente emerito per un sacco di anni, tutti danno una grande mano all'aumento delle conoscenze in ossigeno-ozonoterapia. E questo non è poco, siamo 3.000 medici che tutti i giorni quindi lo utilizzano, tutti i giorni aumentano le esperienze e tutti i giorni ci comunicano. Ultima battuta, se sarete così gentili di dedicarci anche 5 minuti, 10 minuti, fra una ventina di giorni, con il professor ricevuto Certamente. saremo in grado di darvi i primi risultati dei 11 ospedali che oggi stanno già utilizzando l'ossigenoterapia nel Covid. Quindi abbiamo già dei dati, ma fra 15 saranno più importanti di numero e di effetto, e quindi li potremo comunicare. Certo, professor Franzini, noi siamo qua proprio per questo, siamo a vostra disposizione. Tra l'altro, insomma, mi permetto di dire che finora, tra tutti i farmaci e i vari trattamenti che abbiamo sentito essere più o meno utili nel trattamento del Covid-19, nessuno, quasi nessuno, aveva ancora parlato dell'ossigeno-ozonoterapia, quindi insomma, siamo onorati di essere noi veicolo, quindi senz'altro rimarremo in contatto e senz'altro ci ricollegheremo per documentarne l'efficacia con numeri alla mano. Quindi solo per il momento chiudiamo qua la trasmissione dedicata appunto all'ossigeno-ozonoterapia, ma rimaniamo in costante contatto con il professor Ricevuti che, lo dico in anticipo, abbiamo noi di Medical Excellence TV, gli abbiamo proposto di diventare nostro direttore scientifico, ma in un certo senso lo è già Intanto perché ci che sta. devo dire, mi Lo fa sapevo. piacere sapere che Questi interesse e quindi sono qua. complimentarmi con il professor Giovanni Ricevuti. Avete fatto un'ottima scelta. Eh sì, ma dicevo in un certo senso lo è già perché ci sta mettendo in contatto, ci ha messo in contatto con lei, professor Franzini, ci ha messo in contatto settimana scorsa con il professor Calandrella che doveva intervenire ieri in collegamento, ma purtroppo la situazione a New York sappiamo che è diventata critica, quindi insomma, abbiamo dovuto rimandare il collegamento con lui per ovvi motivi. Quindi, professor Franzini, io le auguro un buon lavoro, ci aggiorneremo nei prossimi giorni, nelle prossime Posso settimane. La ringrazio molto. dire ai utenti che se vogliono un pochino approfondire l'ossigeno-ozono, abbiamo un sito, basta scrivere Certo. SIOT2O, S-I-O-O-T, e poi abbiamo il Facebook, l'Instagram e quant'altro, possono avere Tutti i social. aggiornamento, perché torniamo tutti i giorni con delle notizie nuove e con delle esperienze nuove. Certo, e allora buon lavoro professor Franzini, professor Ricevuti, noi rimaniamo sempre in contatto, la ringrazio e auguro buon lavoro anche a lei. Grazie a voi tutti e a risentirci allora per le novità e anche per aggiornare insieme al professor Vanzini magari gli ascoltatori e i frequentatori della TV sulle problematiche dell'ossigeno ozono, anche per gli altri aspetti che ovviamente non devono essere trascurati. Quindi magari poi possiamo prendere i contatti per questo motivo. Grazie. Grazie, allora io ringrazio tutti voi telespettatori che ci avete seguito, la regia di Antonio Lucchesi, prima pagina salute per oggi finisce qua.